Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati su Brawl Stars con il secondo episodio, potremmo dire. Non so se definirla serie questa. Comunque, qualche settimana fa vi ho portato un video su come raggiungere facilmente le 20.000 coppe su Brawl Stars. Quindi quest'oggi andrò a dare voce nuovamente a tutti i miei pensieri su come gestisco una partita, su tutte le azioni che faccio e che voglio fare, e vediamo un po' cosa succede. Poi sì, uno può dire: ma tu hai 16.000 coppe e... è vero, però, regà, le visual non si fanno da sole, diciamo così. No, comunque, scherzi a parte. Sì, è vero, non ne ho 20.000, però volendo, se avessi più tempo per giocare, molto probabilmente seguendo questi tips, anche perché comunque io in passato avevo comunque 20.000 coppe sul mio vecchio profilo, non so chi si ricorda, ma vabbè. Allora, tanto per cominciare, vabbè, sapete che sopravvivenza è la mia modalità preferita, quindi andremo qua. Allora, come la scorsa volta, chiaramente bisogna esaminare un attimo la mappa per andare a scegliere poi il brawler più adatto. In questo caso abbiamo Valle delle Palizzate. In questa mappa abbiamo anche il robottone, che chiaramente bisogna prendere in considerazione. Per cui, allora, qua abbiamo due alternative, secondo me. O ci mettiamo un tank e ce la gestiamo magari nella parte centrale della mappa, visto che comunque ci sono dei cespugli belli vasti, per cui secondo me con un tank potremmo fare grandi cose. Oppure mettiamo qualche brawler dalla lunga, stando però molto attenti ai cespugli in questo caso. Poi comunque è anche vero che ci sono un'infinità di variabili, per cui io personalmente metterei o qualcuno davvero forte da vicino o qualcuno molto buono da lontano. Una Jessie non la metterei, un Pocho neanche. Metterei piuttosto, allora, chi possiamo usare? Shelly mi sembra molto buona, ma è troppo classico. Io quasi quasi, raga, andrei di Pam. Sì, visto che abbiamo il robottone, possiamo usare sia la torretta per distrarlo. Poi comunque Pam fa dei danni importanti, quindi sì, secondo me Pam è quella giusta. Allora, vabbè, come sempre, raga, all'inizio le box direi che sono fondamentali. Qua abbiamo anche un 8-bit che potrebbe fare il cagà. Quindi, vabbè, dato che è molto lento, io ne approfitterei e prenderei subito questa box. Se poi riuscissimo a magari hittarlo, non sarebbe magari per la special, non per altro. Niente, mi sa che non ce la facciamo, però forse una bottarellina qua. Dove sarà andato? È qua. Ok, qua davanti. Io comunque per ora non mi preoccupo, anche perché lui è molto lento, quindi di sicuro, a meno che non arriva qualcuno dall'altra parte, non può mai nella vita farci fuori. Proviamo a fargli... ok, no, se si avvicina potrebbe essere pericoloso, quindi... ok, abbiamo fatto comunque dei danni per la special. Anche lui, sì, potrebbe prendere la special, ma... il robottone viene da noi. No, non viene da noi, meno male. Ok, ero già preparato psicologicamente, ma... fortunatamente... cerchiamo di prendere la special, dai. Oh, però, ragazzi, sapete che posso anche ucciderlo? Se magari non ci facciamo hittare... però... non vorrei rischiarmela troppo. Recupero un attimo vita, lui comunque sta continuando a sparare... ok, adesso mi sembra un ottimo momento, bellissimo. Bellissimo, regà. No. Ci poteva morire, ma ovviamente è arrivata Tara. Dato che non dobbiamo rischiare la morte per andare a uccidere qualcun altro, lasciamo stare, anche perché in realtà lui ci muore comunque. Ora, detto questo, siamo in una situazione abbastanza buona. O almeno, non per i power up, ma intanto c'è Barry che è ancora il robottone. Quindi... va bene, che adesso ce l'ho... sto Leon da dove è uscito, mannaggia lui. È cosa della torretta per difesa, potevamo evitare, ma... chiaramente è sempre meglio prevenire che curare. Vabbè, arrivati a questo punto, siamo comunque già terzi, senza aver fatto chissà cosa. Fare di più la vedo dura, ma dato che questi colossi non li buttiamo giù... o cerco di teamare con Tara per cercare di buttare giù Leon. Ma dov'è Tara? È l'unica, raga. Se buttiamo giù Leon magari arriviamo secondi, perché io da solo con un power up non riesco a far nulla. Quindi ok, in realtà in questi casi non la faccio fuori, anche se potrei. Ok, va bene, forse la vinciamo anche. Raga, e arma a... no, non doppio taglio a... perché in effetti sta andando a vantaggio nostro. Quindi vabbè, trovatemi il contrario, ma l'abbiamo vinta e ha funzionato. Teamare a volte, raga, può essere utile per fare qualcosa di più. Non tutti ci stanno, però quando ci stanno, effettivamente, potrebbero accadere queste cose. Allora, andiamo avanti. Ci sono quattro belle box nel centro che... vediamo, intanto mi prendo questa, così intanto monitoriamo un attimo il centro. Proviamo ad andare verso... no, niente. Nulla, nulla, ritiro tutto. Qua qualche hit su Shelly, direi che ce lo possiamo fare senza problemi. In realtà, raga... oddio, sapete che forse, forse... no, viene da me il robottone, come viene da me? Ops.
Come viene da me? Non c'è. Cioè, ero il più vicino. Molto molto bene. Sta Shelly ci deve morire, raga. Sennò è un bel problema. Ah, ok, ha cambiato target. Bella per lui, meno male. Vabbè, intanto io qua la Shelly la massacro, raga. Dovrebbe. Se no. Perché mi prendi la torretta? Se miro decentemente ci muore. L'abbiamo chiusa, quindi non è che può far tanto. Infatti alla fine l'abbiamo uccisa. Bene, ora andiamo avanti. Qua sempre occhio ai cespugli, anche perché sono belli grandi questi. Quindi controlliamo qua attraverso il muretto. Zona molto pericolosa questa, eh. Fortunatamente non c'è nessuno. Bellissimo. Raga, mi prende il robottone probabilmente, però ci muore. Però ce lo possiamo permettere, dai, ha già poca vita. Ci sta, raga, va bene, va bene, va benissimo. Io non andrei sinceramente a prendere il power up, però me la sono un attimo rischiata. Fortunatamente è andata tutto bene. Ci siamo pure presi il robottone, quindi tanta roba. Ok, recuperiamo la vita. Oh, mamma, il robottone è lì. Spero che non venga da me, vado più lontano possibile. Se viene da me potrebbe essere un problema, ma non viene da me, meno male. Comunque noi nel mentre siamo già terzi. Ok. Raga, qua chiaramente dobbiamo approfittare. Pure zero power up. Ok, fatto. E speriamo. Speriamo, mi prendo il robottone. Speriamo in bene. Purtroppo qua il Dynamite potrebbe essere molto 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 pericoloso. Io in realtà andrei direttamente su di lui. Arrivati a questo punto, infatti abbiamo vinto. Dai raga, bene 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 bene. Molto 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 bene. Allora, vabbè, lì c'è la Shelly, la lasciamo stare in questo caso. Io mi prendo questa box. C'è un'altra là sotto, probabilmente anche la Shelly andrà. Però tu piccolo Beryl. Ah, dicevo, probabilmente anche la Shelly, a meno che non campra qua, ma non credo. Dov'è la Shelly, raga? Ah, è là. Ok. Qua non dovrebbe esserci nessuno, quindi ci prendiamo questa. Io, raga, qualche buttarellina su Shelly la vorrei dare, ma qua chiaramente è molto rischioso. Quindi cambiamo lato. Secondo me ha qualche problema di connessione, perché... sta sparando a caso. Ma che fa? La cassa chiaramente non la prendo. Mi tengo i colpi per Shelly. Ah, c'era anche una rosa di là. Ah, andiamo di là, va. Però quella Shelly, raga, non... Ok, ha preso la cassa, finalmente. Abbiamo la special, dai. Boh, raga, non lo so. Io per ora sto provando a punzecchiarla, a vedere se riesco. Oh, mamma, panino. Panino, 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 panino in arrivo. Devo morire, ci sta Shelly, mi serve. Aspettiamo che esca. Raga, situazione strana questo. Ho anche la Bibi dietro di me, quindi... Vabbè, usa la special, ma non è un problema. Ok, vai Bibi, vai Bibi. Dai, è bellissimo. Ottimo, adesso si trova la Bibi in una situazione critica. Quindi io la vado a hittare. Olà, bellissimo. Ci muore, perfetto raga. Direi che abbiamo sfruttato il momento perfetto. E siamo in 1v1. L'ultimo ovviamente non so chi sia. Controlliamo sempre i cespugli. Non è qua, perfetto. Il robottone spawnerà ancora? Non lo so, perché l'ultimo non si fa vedere. Oh, oh mamma. Dai 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 dai, torrettina, aiutami tu. Raga, mi sa che la perdiamo. Se sparasse la torretta. Non era scemo sto Beryl. Non era scemo, non andava di automira. E si assicurava sempre di non prendere la torretta. Comunque un bel più 8, raga, va bene. Sì, comunque è partita un po' strana quest'ultima, ma alla fine è andata bene, quindi ci sta. Allora, adesso abbiamo un bull che proviamo a punzecchiare. Tanto non mi preoccupa. Bella, bro. Bravo che hai fatto sta mossa. Ovviamente lui riesce a scappare. Oddio, forse no. Ma forse ci muore. Però dobbiamo insistere. Ma c'è anche il corvo di là. No, niente. Questi casi, raga, potevamo farcelo, ma anche no. Io ovviamente devo stare molto attento, che qua è un attimo. Infatti ora come ora quel Colt se la sta rischiando a livelli. Vediamo. Ok, ha fatto bene a uscire da sotto lui. Ah, raga, questa qua è una partita già un po' più critica. Oh mamma, c'è il robottone. Vabbè, comunque la Shelly ci muore. Leon, dai il colpo di grazia, ti prego. Dai, bastava una hit, però. Ok. Oh, mamma mia. Mamma, 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 mamma. Oh, mamma, mamma, mamma. Beh. Raga, si può uccidere, Si può fare. No, se ne va. Va bene lo stesso, qua c'è l'altro robottone, andiamo subito più lontani possibile.
Anche questa è una partita un po' complicata, eh. Non abbiamo preso power up. Fortunatamente a livello di posizionamento adesso siamo messi molto meglio. Siamo decisamente più tranquilli. Non mi devo far vedere da Leon, sennò mi distrugge. Cerco di stare più lontano possibile, sperando che non venga qua. Ah, raga, me la devo camperare per forza qua. Se voglio arrivare alto, non posso fare altrimenti. Ok, intanto ho ucciso... No. Speriamo di riuscirlo ad allontanare. Ok. La mia unica speranza qua è il robottone contro quella Jessie. Dai. No. Ma dai, sto Leon. Dai che forse riesco ad arrivare secondo. Forse riesco. Dov'è Leon, raga? Ok, ci muore. Dov'è Leon? Oh, raga, io ci provo, eh. Non so come andrà a finire, però nel dubbio mi prendo questi power up. Qua Leon chiaramente è messo decisamente bene. Se lui tassi bene... Raga, si può fare, eh. Si può fare, sì, si può... Madonna, l'ho vinta, raga. Mi sto stupendo oggi di queste partite che stanno uscendo, raga. Mamma mia, assurdo, eh. Certe partite sono proprio belle. Tra l'altro siamo quasi a 600 coppe. E come avete visto, raga, io non vi ho messo tutte le partite perché ne ho fatte anche un paio dove sono arrivato in una quarto e in una terza, che probabilmente vi avrò tagliato se il nostro video dura troppo. Però, oh, la Shelly ci muore, bella per te. Ok. Però, belle partite oggi, davvero. Tra l'altro, se anche questa va bene, portiamo Pam a 6. Ops. Leon, ma era... ha usato l'invisibilità, vero? Sì, mi sa che mi ha pushato con l'invisibilità. Sì, ha usato l'invisibilità. Vabbè, ragazzi. Ma guarda, poi per quanto non l'ho preso, ma che sfiga. In questi casi non potevo fare niente, raga. Vabbè, facciamoci, spero, l'ultima per le 600, dai. E allora, io direi che comunque il 100 abbiamo constatato, anche se non ci siamo mai andati, che però, cioè, alla fine ce la siamo cavati lo stesso, per cui il 100 evitiamolo. Allora, prendere la box negli angoli è sempre molto rischioso, però in questo caso Barry è andato direttamente via, quindi va bene. Forse c'è anche un'altra boxettina qua, può essere? Mi sa di no, però c'è un nel primo... Ah, invece sì che c'era. C'è un nel primo che proviamo a punzecchiare. Occhio... Occhio. Vabbè, lui ormai è camperato là sotto. Non me la rischio, quindi mi allontano. Però vediamo se è ancora lì. Ok, robottone là. No, non venire da me. Non credo che stia venendo da me. Ok, non è venuto da me. Siamo ancora in 9. Io ho 2 power up. Il primo è ancora camperato lì, raga. Vediamo se riesco a punzecchiarlo. Ora è là nell'angolino lui. Se lo riuscissi a prendere, ok. Ma giusto per la special, non pretendo la kill. Infatti l'abbiamo abbastanza hittato qua, non male. Ecco, mi preoccupa quest'altro El Primo, raga. Ho 2 El Primi che sono boostati come se non ci fosse un domani. Io cambierei a questo punto completamente fascia. Un altro El Primo, ma che è? Ah, però, ma... sta partita cambra tutti. Robottone, non venire da me. Aiuto. Però non viene da me, credo. Ok, bellissimo. Ok, va da quello, il primo di prima. E raga, approfittiamone, bella bro. Dai che ci muore, forse potrebbe morirci. Sì, dai, bello. Aspetta, vieni da me, robottone, bro. Ah, addirittura. Ok, mi pappo il robottone. Abbiamo tantissimi power up, ma siamo in un panino, quindi non lo so, raga. Ecco, sì, ma che sfiga, però, ma scusatemi un attimo, eh. Non credo che fa... ecco, te pareva. ma come faccio? Ma dai, raga, ma scherziamo, eh. Qua non potevo fare assolutamente nulla al quarto posto. In realtà va bene, perché era quello di cui avevamo bisogno, però... Sì, ma dai, non ci vuoi credere. Dai che forse uno di vita, dai Shelly. No. Mannaggia. Vabbè, niente, situazione così. Non potevamo fare assolutamente nulla. Siamo arrivati quarti, siamo arrivati a 600 coppe. Direi che ci sta, raga. Abbiamo fatto diverse belle partite. Vi ho fatto vedere la strategia per questa mappa. Io comunque ho usato Pam, ma bene o male. Volendo, che altro si può usare al posto di Pam? Volendo anche Leon, anche Bo, perché no. Sandy, molto utile per sfuggire dal robottone con la special. E basta. Per come me la son giocata io, questi sono i brawler alternativi che vi consiglio. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando un bel like, iscrizione, campanellina. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.